L'albero arriva dal nostro Monte Bondone, in particolare dalla località di Norgia, un albero scelto perché in prossimità della strada e quindi non consentiva, insieme all'altro albero che abbiamo portato invece alle albere, il passaggio del sole, quindi c'era un alto rischio per il ghiaccio sulla strada, quindi è stata una scelta sicuramente per alcune qualità estetiche dell'albero, ma anche proprio per la sicurezza. Finito la sua presenza in Piazza Duomo, poi viene di nuovo ripreso, viene fatta la legna e ridata alle comunità, quindi c'è anche una circolarità, ecco, di questo albero. Beh, insomma, negli ultimi anni non c'è dubbio che l'albero di Piazza Duomo rappresenta il vero inizio della Trento Città del Natale, è il momento in cui si inaugura questa bella manifestazione, che però non è solo una manifestazione che dà un'importante ricaduta dal punto di vista economico alla città di Trento, che è seppur molto importante, ma per noi Trento Città del Natale rappresenta il momento dell'anno in cui ci richiamiamo a quei valori larghi, laici del Natale, la solidarietà, la pace, e penso che in questo particolare anno non c'è mai stato così tanto bisogno di questi valori e ridirceli come comunità, che siamo una comunità che ci crede davvero.